Mi chiamo Sergio Davì, mi trovo a Cartagena e volevo spiegare a tutti voi cosa ho fatto sino ad ora prima della Ocean to Ocean Rib Adventure. Ho iniziato le mie avventure nel 2010 con un Palermo Amsterdam, poi dal 2012 è iniziata la mia collaborazione con Suzuki con un Palermo Nord Cap, quindi Capo Nord, e poi le mie missioni sono andate avanti negli anni, il Brasile, forse la più importante sino ad ora, Palermo, New York, nel 2019 sempre con Suzuki e con due motori 350 doppia elica. Cosa mi ha convinto a fare la Ocean to Ocean Rib Adventure? Ocean to Ocean Rib Adventure è, come appunto il nome stesso, il titolo stesso dice, l'incontro tra i due oceani passando da Panama, quindi l'avventura nell'oceano Atlantico sino alle coste appunto della Colombia e sino alla zona di Panama Atlantica, per poi passare grazie al canale sempre a Panama Oceano Pacifico e poi salire di latitudine Guatemala, Messico sino a Los Angeles. Sicuramente è stato molto importante il fatto di creare qualcosa di diverso e di continuare anche a lavorare con Suzuki. Beh, dare una data di arrivo è molto difficile perché con una piccola barca le condizioni meteo e altre condizioni possono svolgere attività negative o positive nei confronti della navigazione. Diciamo che dipende dal tempo e mi auguro di arrivare dopo Pasqua alla meta che mi sono prefissato, gli Stati Uniti, Los Angeles. Beh, è difficile dire cosa ho trovato di bello e dove è stato più bello viaggiare in quest'ultima Ocean to Ocean. C'è da dire che l'accoglienza dei popoli, dal Gibilterra sino alle Canarie, sino a Capo Verde e così via, è stata sempre fantastica. E trovi differenze di cultura, differenze di cibo, differenze di accoglienza, ma questo serve sempre a incrementare l'amore per il mare e la voglia di viaggiare. Beh, io ho già iniziato nel 2019 la ricerca con l'università, con l'Istituto Zooprofilattico in merito alla raccolta dei campioni di acqua per valutare microplastiche e valutare quelle che sono anche i metalli pesanti. C'è da dire che per me è un grande piacere essere utile alla scienza, ai ricercatori, dando un sostegno concreto. E quindi sono veramente felice di portare avanti un'altra missione su mari diversi, dove sono anche curioso di sapere i risultati di questa ricerca, con la speranza di trovare risultati più che positivi. Beh, parlare bene di un'azienda che ti sponsorizza è assolutamente facile, ma è fantastico parlare bene di un'azienda che nella realtà, oltre a sponsorizzarti, ti dà qualcosa di eccezionale. Diciamo che la coppia di 300 l'avevo già valutata con i 350 e anche con i 204 cilindri. Beh, sono dei motori veramente, veramente affidabili che mi danno grandissima sicurezza. Ottimi compagni di lavoro e con cui viaggio sempre molto serenamente. Cosa si può pensare di un progetto bellissimo come quello di Suzuki dedicato alla raccolta e anche un po' alla valutazione delle microplastiche del mondo? Parliamo della Ocean Clean Project, questi motori che montano questo microfiltro veramente speciale, di questo dobbiamo ringraziare gli ingegneri di Suzuki, perché una goccia nell'oceano è sempre una goccia e noi cerchiamo di mettere piccole gocce per poi fare fatti concreti. Beh, cosa si può consigliare a chi vuole tenere pulito il mare? Noi di Suzuki e personalmente io, Sergio Davì, cerco di mettere delle piccole gocce in mezzo all'oceano e dovete fare ugualmente voi. Una goccia nell'oceano è importante. Pian pianino parlarne nelle scuole, parlare con gli amici, cercare di tenere pulito, perché l'impegno di tutti è fondamentale per un futuro ancora più pulito. Saludos especial agli amigos di Suzuki Colombia. Ciao da Sergio.